Ciao ragazze, ben ritrovate sul mio canale. Aspettate che accendo. Ecco qua. E voilà. Allora, ciao a tutte, ben ritrovate sul mio canale, ben ritrovate in questo nuovo video. Allora, innanzitutto scusatemi se mi vedete con la vestaglietta, ma io oggi ho terribilmente freddo. Non so neanche io il perché. Infatti sto rossa rossa in viso. Però ho le mani, i piedi, tutto congelato. Non riesco a capire il perché oggi non riesco veramente a scaldarmi. Quindi io sotto ho maglione, magliettina, questa in pile perché mi fa veramente, veramente freddo. Io non so da voi, ma qui, eppure voglio dire, non sono gradi sotto zero, però io sento freddo. Ragazze, non lo so, oggi mi sono svegliata che ho particolarmente freddo. Comunque, primo video dell'anno, preferiti in collaborazione sempre con la mia amica Luisa del canale Il Magico Mondo di Megami, che saluto e le mando sempre un grandissimo bacione. Allora, questa volta, innanzitutto scusateci per il ritardo perché ve lo stiamo portando solo adesso il video. Aspettate che... Ok. Volevo metterla un po' più drittina. Ok, dicevo, non siamo riusciti prima a portarvelo per vari impegni. Io sinceramente sono stata anche poco bene. Ho avuto Gabriel abbastanza raffreddato, malato e quindi non ho avuto molto tempo a disposizione per poter registrare il video. Adesso, non appena appunto ho avuto un po' di tempo, lo sto registrando, sto approfittando adesso del fatto che Gabriel sta riposando. È di là in soggiorno, sta riposando sul divano. Allora, dicevo, questo è il video in collaborazione con la mia amica Luisa. Chiaramente nell'info box vi lascerò il riferimento al suo video. E abbiamo deciso, più che altro è stata un'idea di Luisa e a me è piaciuta molto come idea, devo dire, e quindi abbiamo deciso di portare non i preferiti del mese, come il solito classico di tutto l'anno, abbiamo deciso di portare, anziché al posto del mese di dicembre, i preferiti dell'anno 2018. E quindi abbiamo appunto deciso di girare questo video con le stesse identiche domande, quindi con le stesse diciamo richieste, solo che abbiamo deciso proprio di parlare dell'anno in sé per sé del 2018. Comunque, non mi voglio perdere in chiacchiere, non voglio farvi annoiare. Anzi, ribadisco il concetto dei preferiti del mese, parlandovi di nuovo della questione di voler cambiare le domande. Quindi, se qualcuna, fosse interessato, che ne so, a fare qualche domanda, ad aggiungere qualche domanda, se c'è qualcosa, insomma, che vi piacerebbe che noi facessimo. Che aggiungessimo come domanda nel tag dei preferiti del mese, fatecelo sapere, quindi scriveteci un commento nella sezione commenti, a noi fa piacerissimo, o nel mio video, o nel video di Luisa, dateci delle idee, ecco, noi abbiamo qualcosina, però se c'è qualcosa che voi preferite, noi siamo lì disposte tranquillamente a rispondervi. Allora, iniziamo. Prodotto doccia dell'anno. Allora, ognuno dei miei mesi è stato all'insegna, diciamo, l'80% delle volte con i bagnoschiuma della Vidal. Io praticamente vi riporto la linea della Vidal perché per me è il bagnoschiuma, non dico per eccellenza, ma quasi, perché costo bassissimo, cioè io lo pago 99 centesimi ed è comunque mezzo litro. Ci sono varie diverse profumazioni, c'è anche la linea maschile che mi piace molto ed è quella, se non sbaglio, al ginseng, ginseng e guaraná, un qualcosa del genere. E quindi tutta la linea del Vidal a me è piaciuta tantissimo e continua a piacermi, specialmente questa qui, devo dire, la linea Emotion, che ha questo qui, vaniglia e lime, poi c'è quello viola, mi pare si chiama Sunsweet, qualcosa del genere, che io lo preferisco di gran lunga in assoluto sopra tutti quanti. Poi, profumo del mese. Dell'anno. Allora, quest'anno io ho utilizzato tantissimo questo profumo, praticamente è un'acqua profumata di Victoria's Secret, ve l'ho mostrata sicuramente in qualche video.
E questo è stato il profumo, più che altro l'acqua profumata, che per eccellenza mi è piaciuto in tutto l'arco dell'anno. Quindi è quella che ho, diciamo, anche se non si direbbe, utilizzato di più. Vabbè, calcolate che nei mesi, diciamo, appena è arrivato il freddo, ho cambiato la tipologia di profumo perché questa oramai neanche si sentiva più. Comunque, quello è stato il mio preferito dell'anno, quindi anche se l'ho preso semplicemente ad agosto, l'ho trovato il mio preferito durante l'anno del 2018. Poi, essenza o candela preferita del mese, dell'anno, scusate. Io praticamente ho fatto l'abbonamento praticamente con le candele dell'IKEA e quella che mi piace di più tra quelle che ho utilizzato, questa è quella che la profumazione che io ho acquistato e che continuo ad acquistare frequentemente ed è quella alla mela e pera. Qui è ecco una cosa che rimprovero all'IKEA. IKEA, Mister IKEA, devi scrivere il nome dell'essenza sulle candele. Cavolo. Allora, quindi questa è la profumazione che più ho preferito durante l'arco dell'anno. Infatti, tipo questa è, credo che sia la settima che ho acquistato, perché poi io le cambio a rotazione, però questa io continuo ad acquistarla perché è la migliore. Fra le mie, per il mio gusto, è fra le profumazioni dell'IKEA. Poi chiaramente magari c'è qualcos'altro che non ho ancora conosciuto, però al momento è la mia preferita dell'anno. Poi, acquisto dell'anno. Allora, quest'anno di acquisti grandi, grandi, grandi ci sono stati l'acquisto dell'auto di mio marito. Abbiamo preso una Ford Focus color canna da zucchero. E poi l'altro acquisto grosso che mi è arrivato praticamente fresco fresco il mese scorso è l'asciugatrice. Cioè, ragazze, se non avete l'asciugatrice, fatevi comprare l'asciugatrice o compratevela. Cioè, io la consiglio a chiunque. Cioè, voi immaginatevi che parlando con mia cugina, se è presa anche mia cugina, perché l'ho talmente convinta. Io penso che sia un ottimo acquisto, un ottimo investimento, specialmente per queste giornate brutte, uggiose, che fastidiose, insomma. A parte vi lascia comunque l'indumento più morbido, più profumato, ma poi bello, ve lo asciuga velocemente, non dovete stare con questi stendini in mezzo. Vabbè, per chi ce l'ha sa di che cosa parlo, per chi non ce l'ha, se si ha la possibilità, acquistatela perché io la trovo, diciamo, fra gli elettrodomestici la trovo una delle migliori invenzioni per eccellenza. Poi chiaramente ci sono tante cose che io amo, come l'aspirapolvere, cioè mi piacciono tutte queste cose che mi possano aiutare al meglio nella pulizia. Andiamo avanti. Allora, pagina Facebook o sito dell'anno che ho visitato più spesso. In realtà io quest'anno sono stata tanto sul sito del negozio della mamma di Cleè e tanto anche sul sito di Glit sulla pagina, scusate, sul gruppo Facebook di Glitter Lab. Io non so se si può pubblicizzare questo gruppo, comunque, siccome io quest'anno ho conosciuto Anna Maria, ho conosciuto i suoi lavori e devo dire che al momento, come top, come posto, insomma, top, al momento io mi sento di mettere come si chiama, la pagina Facebook, anzi il gruppo Facebook di Glitter Lab. Quindi più che un sito e una pagina Facebook, condivido il gruppo. Chiaramente giù nell'info box vi lascerò tutte le informazioni, ma tanto sapete chi è Anna Maria e sapete che cos'è Glitter Lab. Prodotto di cartoleria o di decorazione dell'anno. Allora, quest'anno, appunto, come dicevo, al discorso, mi riallaccio al discorso di Glitter Lab. Quest'anno abbiamo conosciuto questa dolcissima bambolina di nome Camilla. Ebbene sì, questo qui è il primo kit che ho acquistato dal gruppo Facebook Glitter Lab ed è l'invenzione di Anna Maria Neroni ed è la ragazzina che praticamente ci ha fatto innamorare perdutamente. Qui vedete che qualche sticker se l'ho usato, qualcosina no, perché a me dispiace usarli tutti, però Anna Maria, non guardare questo video se no mi ammazzi perché non ho usato tutti gli stickers, però cioè,
mi dispiace, mi piace troppo la bustina e il tutto. Comunque, I love Camilla, quindi è per eccellenza il miglior prodotto dell'anno. In secondo posto metto i kit di... Non voglio sminuire nulla e nessun lavoro di nessuna creativa italiana, però in quest'anno io, cioè siamo state... Cioè, io parlo di me, siamo state prese dalla fuga, sono stata presa dalla fuga dell'acquisto di questi kit di Anna Maria che trovo adorabili, quindi sia i kit di Glitter Lab in generale che il kit di Anna, di, scusatemi, di Camilla, che per me è stata una bella invenzione perché adoriamo questa bambolina, adoro questa bambolina Camilla. E ripeto, non voglio sminuire nessuno, io adoro tutte le creative italiane dal quale acquisto, ho acquistato. Quest'anno c'è stata la novità di Camilla, ed è quella che al momento mi ha fatto preferire un pochino di più in confronto ad altri lavori che sono tutti belli, io adoro tutto quello che acquisto perché se non mi piace non acquisto. Quindi tutto quello che io acquisto amo, adoro, mi piace tantissimo. Poi andiamo avanti. Decorazione preferita dell'anno. Ritorno sempre su Camilla, dato che purtroppo l'abbiamo avuta soltanto nel mese di dicembre. Io vi porto la clippina di Camilla, che trovo sia la decorazione più carina di questo 2018. È fatta in feltro, ma l'avete vista. Comunque vi lascio nell'info box, vi lascio il link al video del kit natalizio di Camilla, che io ho adorato e ho utilizzato tutto, 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 non mi è rimasto praticamente niente di quel kit. L'unica cosa che fortunatamente è rimasta la penna e i clear stamp. Ho anche piazzato i, come si chiamano? Ho piazzato il calendarietto, insomma, queste cose qua. Allora, poi andiamo avanti. Cosa più bella dell'anno? Allora, anche se è stato parecchio faticoso, la cosa più bella di quest'anno è stato sicuramente il viaggio in Grecia. È stato il più bello perché io non andavo in vacanza da parecchi anni, purtroppo per possibilità economiche, e quindi questa è stata una sorpresa da parte di mia madre. Praticamente ci ha pagato questo viaggio a me, a lei e a mia sorella. Ovviamente mi sono portata Gabriel, chiaramente non avrei mai lasciato qui. E quindi siamo state praticamente una settimana a Mykonos, quindi è stata, ripeto, non è stato per niente facile perché con un bambino piccolo, gli orari, le cose, la pappa, ti devi preoccupare, gli fa caldo, gli fa freddo, insomma, lo sapete come vanno queste cose, scusate. E quindi, dicevo, la cosa più bella dell'anno è stato appunto questo viaggio. La cosa più brutta invece dell'anno, devo dire che non ce ne sono state proprio di brutte brutte. Non ho nulla del quale lamentarmi, anzi, vi dirò, sono state più le cose positive che le cose negative, quindi non mi posso proprio lamentare. Quindi mi dispiace, ma non ho una cosa brutta dell'anno. Allora, andiamo avanti. Cibo preferito dell'anno. Allora, io riporto un cibo preferito del mese di agosto, che sarebbe la colazione americana che abbiamo trovato lì a Mykonos. Quindi io vi riporto come cibo preferito dell'anno la colazione americana, perché io qua a casa me la posso sognare di avere tutto questo tempo per fare colazione con tutte quelle cose che ho mangiato appunto in Grecia. Poi, ricetta preferita dell'anno, quest'anno ho mangiato tante lenticchie, quindi di conseguenza pasta e lenticchie. Per la maggiore il riso. Riso con le lenticchie. Poi, film o telefilm del mese. Allora, più che film o telefilm, io ultimamente, ve ne ho parlato anche in un altro video, ho scoperto Il Trono di Spade. Non ve lo porto semplicemente perché è stato uno delle ultime serie che ho visto, ma perché veramente mi ha colpito tantissimo, cioè mi ha lasciato veramente il segno. Calcolate che io metto in assoluto proprio il primo posto è The Big Bang Theory come serie TV. Il secondo posto quest'anno se lo becca Big Bang Theory, perché quest'anno ho conosciuto Il Trono di Spade. Quindi per me quest'anno
anche se Big Bang Theory resta per eccellenza il mio preferito, quest'anno vi porto Il Trono di Spade come mio preferito del 2018. Alla fine abbiamo descrivi con una parola questo mese, io lo descriverei calmo, ma insieme a tante sorprese. Che appunto sono state l'arrivo dell'acquisto della macchina, il regalo di mio marito dell'asciugatrice, il viaggio in Grecia, tante cose insomma positive, vedere mio figlio comunque che sta sempre bene, quindi queste sono le cose belle di quest'anno e appunto la parola di quest'anno, cioè più che altro aggettivi, io userei come aggettivo calmo. Ma con tante sorprese. Bene, come sempre siamo arrivati alla fine di questo video. Non vi voglio annoiare, ho cercato di stringere il succo il più possibile per non farlo diventare troppo lungo. Io vi saluto, vi ringrazio come sempre per aver guardato il video. Saluto con un enormissimo bacio Luisa. Andate, mi raccomando, a guardare il suo canale perché adesso c'è anche la presenza della sorella che fa i video spesa con Giancarlo, che saluto. Ciao, ciao ragazzi. E quindi mi raccomando, andate perché io mi faccio una marea di risate, a parte che Luisa è la mia amica, ma poi cioè, sono proprio loro che sono simpatici. Cioè, noi siamo stati quest'estate, ci siamo visti. Ed è stata un'esperienza bellissima, cioè, anzi, è stato secondo me, col tempo che hanno promesso che fra 2 anni vengono a Bari, vero? Quindi vengono qui, vengono qua, si stanno qua con noi una settimana e insomma, ci divertiamo. Va bene, io vi lascio, vi riporto, mi raccomando, vi ribadisco il concetto, andate a guardare il video di Luisa. Saluto tutti quanti, ringrazio tutti i nuovi iscritti, tutti quelli che ci sono sempre stati e vi aspetto in un prossimo video. Ciao ragazzi, ciao ciao!